Buongiorno, buon sabato 23 di febbraio, bentrovati a questo appuntamento, l'ultimo della settimana con Mattino 6. La nostra rassegna stampa inizia subito dalle prime pagine regionali, poi andremo a dare un'occhiata anche ai titoli nazionali e a quelli dei giornali italiani sportivi. Partiamo come detto dalla nostra regione, dal quotidiano Il Centro, nella edizione di Pescara. Il titolo di apertura è questo: lei lo lascia, lui ha la coltella in strada. Si va a Tortoreto, dove ieri un 34enne è stato arrestato per tentato omicidio. La donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Teramo, dove è stata operata. E qui vedete Fabiano Cistola, il 34enne di Corropoli, che è stato arrestato ieri dopo l'aggressione della compagna. Poi la pagina Abruzzo, di spalla Corte dei Conti, funzionario del fisco sotto inchiesta per 21 milioni di euro, questo insomma il danno all'erario così quantificato. Nello spazio delle cronache, sindaco, il PD rinuncia alle primarie, siamo a Pescara, chiaramente si parla già delle prossime amministrative di maggio. Il PD non sceglierà il candidato sindaco con le primarie, sarà un gruppo di lavoro ad individuare chi far correre alle prossime elezioni comunali, e ciò che è emerso nella riunione della direzione del partito che si è svolta ieri sera. Restiamo nel capoluogo adriatico e allarme in via dei Bastioni, assalto dei ladri al mercato, 3 furti in 5 giorni, dai banconi stracolmi di prodotti alimentari ignoti hanno prelevato merce per 1500 euro. Proseguiamo ancora con Montesilvano, i disagi raccontati dal Centro, bollette dell'ACA in ritardo, file negli uffici. Sotto la fotonotizia ancora la cronaca, ecco qui il titolo: furto in casa del balneatore ucciso, Pescara, portata via la cassaforte con i ricordi di Mario Pagliari, l'appello del figlio. Andiamo adesso nel taglio alto per le altre notizie. La ricetta del Ministro della Sanità: liste d'attesa, visite urgenti entro e non oltre le 72 ore, secondo Giulia Grillo. E poi la nuova giunta, spunta un piano di Salvini dietro lo stop a Forza Italia. Scendiamo adesso nel taglio basso, troviamo il calcio con la Serie B. Questo pomeriggio alle 15 si gioca allo Stadio Adriatico e Pescara, l'assalto del Padova, torna a titolare Gravioni, l'attacco Marras dietro le punte. Dopo il colpo a Crotone, il Pescara vuole tornare al successo davanti al proprio pubblico. La vittoria all'Adriatico manca dal 27 di dicembre, fu 1-0 con il Venezia, e oggi Brugman e compagni ci provano contro il Padova. In difesa torna titolare, l'abbiamo detto, Gravion, mentre in attacco Pillon conferma Marras alle spalle di Mancuso e Monachello. Per quanto riguarda invece la musica, il volo torna in Abruzzo per concerti e firmacopie. Restiamo sempre al quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura è lo stesso che abbiamo letto in precedenza su quanto accaduto a Tortoreto, e dunque andiamo a vedere le altre notizie. Nello spazio delle cronache, Chieti, il liceo Masci all'ex Berardi, via al cantiere, partiranno tra il 4 e il 9 marzo i lavori all'ex caserma Berardi per la nuova sede del liceo scientifico Masci. Il 20 di dicembre del 2020, quando saranno passati 22 mesi, dovrebbe essere pronta la scuola con una palestra in legno. A Chieti ancora, intesa sui rifiuti, 400 euro subito per i lavoratori, trovata una prima parziale intesa sui mancati pagamenti ai 101 lavoratori di Formula Ambiente, sono partiti bonifici della ditta per un acconto di 400 euro sullo stipendio di gennaio. Ieri c'è stato anche un sit-in di protesta davanti al comune. Poi ancora, la cronaca, picchia la moglie e i cani, condannato, pena di 2 anni e 4 mesi al marito violento, botte e minacce davanti ai figli. E poi andiamo in Camera di Commercio, Confindustria detta i tempi per la nuova presidenza dopo le dimissioni di Mauro Angelucci. Nel taglio basso, il calcio di Serie D, Vastese, salviamoci presto, patron Bolami suona la carica per la trasferta di Savignano. Siamo alle partite che si giocheranno domenica. E poi ancora
con la musica, abbiamo già visto il volo che torna in Abruzzo. Proseguiamo con il centro nell'edizione di Teramo, anche qui il titolo di apertura è lo stesso, non ci torniamo sulla notizia di Tortoreto, lo faremo nella seconda parte con l'approfondimento nelle pagine interne e con il nostro servizio. Dunque andiamo nello spazio delle cronache, ci spostiamo a Silvi, offrono soldi ai carabinieri e vengono denunciate. Due giovani rumene hanno tentato di cavarsi d'impaccio offrendo 200 euro ai carabinieri perché chiudessero un occhio su una violazione al codice della strada che comporta una multa di 500 euro. Poi ancora a Teramo arrivano i fondi arretrati del CAS per gli sfollati. Il Comune ha ricevuto dalla Protezione Civile, tramite il centro operativo regionale che gestisce l'emergenza post terremoto, la somma per liquidare i contributi di autonoma sistemazione arretrati. Poi ancora a Tortoreto la Selta ha chiesto l'intervento del Ministero per risolvere la vertenza. E poi ancora la cronaca con i maltrattamenti ad un'anziana, viene arrestata una badante. Botte alla donna che doveva accudire a Teramo, scoperta dalle telecamere. Nel taglio basso anche qui il calcio, però questa volta con la Serie C. Teramo è ora di accelerare. Oggi a Ravenna in palio punti pesanti, Maurizi forse cambia nella formazione iniziale. Proseguiamo con l'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro, quella aquilana. Andiamo a vedere insieme lo spazio delle cronache, eccolo qui, l'Aquila con il decennale, il festival passa alla Sinfonica, il festival internazionale degli incontri per il quale esiste un cospicuo finanziamento da parte del governo giallo-verde pari a 700.000 euro, passa di mano dal Teatro Stabile d'Abruzzo all'ISA, l'istituzione sinfonica abruzzese. Poi ancora, fuoco amico su Biondi, siamo alla politica, giunta subito, arrivano le sollecitazioni dal centrodestra e in particolare dal leghista Deramo e dal consigliere di Fratelli d'Italia De Matteis, sollecitazioni verso il primo cittadino Pierluigi Biondi affinché nomini subito i componenti della nuova giunta. Poi ancora, prete denuncia, io abusato da bambino, siamo all'Aquila e il contesto è quello della conferenza che ha voluto Papa Francesco proprio per fare luce sugli episodi di pedofilia nella Chiesa. Ancora, l'accusatore minacciato di morte, capistrello, lettera minatoria al geometra che contribuì a far arrestare il sindaco. Scendiamo nel taglio basso e ci spostiamo a Sulmona. Casini, ultimatum ai partiti. Sindaco, accordo entro 48 ore oppure si va al voto a maggio. Comune nel caos con l'ultimatum lanciato dal primo cittadino nel consiglio comunale informale che ha voluto far, per far uscire tutti i consiglieri allo scoperto per poter scongiurare. Ancora una volta giunta Casini nei guai a Sulmona. Andiamo adesso sul Messaggero, andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo, il titolo di apertura è ancora su quanto accaduto a Tortoreto, lui lo lascia, scusate, lei lo lascia, lui lo accoltella, gravissima una barista 39enne di Villa Rosa, l'aggressione sul lungomare di Tortoreto, arrestato il convivente della donna Fabiano Cistola, anche lui ha ferite sul corpo perché ha provato a togliersi la vita. E poi ancora andiamo avanti con la cronaca, la badante picchiava la nonnina e viene arrestata a Teramo. Proseguiamo con il centropagina. Regione, lo strappo di Forza Italia si tenta di ricucire. Marsilio in Sardegna a parlare coi big, nuove trattative dopo il voto nell'isola che ci sarà questo fine settimana. Ancora, nuove norme, la reazione dei pescaresi, bici senza sensi unici, la città è divisa. Di spalla l'analisi della Corte dei Conti, la prima emergenza è l'assenteismo per i giudici contabili, secondo il Presidente Miele, attenzione anche alla piccola corruzione. Nel taglio basso ci spostiamo a San Salvo, anche il direttore
contro la maestra. Dall'aula scolastica a quella del tribunale, i genitori dei piccoli alunni della classe dove si sono registrati i presunti maltrattamenti nella scuola di infanzia di via De Vito sono pronti a dare battaglia davanti ai giudici. La gran parte di loro infatti ha deciso di nominare un avvocato per tutelare gli interessi dei piccoli e chiedere il risarcimento di eventuali danni qualora fossero accertate le responsabilità della maestra. Il legale Antonello Cerella per ora non si sbilancia contro l'insegnante, anche il direttore. Ieri c'è stato l'interrogatorio della maestra. Poi nel taglio alto le altre notizie. A Pescara, avvocati alle urne con due liste e 29 aspiranti consiglieri. Il giallo, rubano i ricordi del padre assassinato, appello di Pagliari. Siamo al calcio di Serie B. Il Pescara ospita il Padova, Campagnaro ancora guai. Pillon non si fida dei biancoscudati, all'andata rimontarono due gol. Crecco confermato con Marras dietro a Mancuso e Monachello. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, le due notizie di cronaca in primo piano, a partire dalla badante violenta incastrata dai video, marocchina arrestata dai carabinieri per maltrattamenti su un'anziana teramana di 92 anni, e poi sulla fotografia coltellate di gelosia, Tortoreto aggredisce la ex e poi fugge simulando il suicidio. Andiamo a vedere poi le altre notizie sulla città. Il taglio alto, residenze fittizie per avere la cittadinanza, brasiliani fantasma, altro caso a Sant'Omero. Poi di spalla il dossier mense, a scuola la buona mensa comincia dalla gara d'appalto. Ancora a Giulianova, sigillati gli accessi all'ex mercato coperto. C'è poi l'editoriale del direttore Alessandro Missoni, il titolo Venticelli e fratture, si parla del comune di Teramo. Scendiamo nel taglio basso, restiamo nel capoluogo aprutino, San Pietrini di Corso Vecchio salvati dal restyling, torna anche il 2 di coppe. Questa è anche la prima pagina della città, adesso ci spostiamo sui quotidiani nazionali, andiamo a vedere insieme i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera, in apertura alla politica, così cambieranno i 5 Stelle. La riorganizzazione del movimento che Di Maio presenterà martedì ai deputati con nuove scelte strategiche. Fitch vede intanto un voto anticipato nel 2019, addirittura Stretta di Parigi e Berlino sui fondi. Poi verso le elezioni, scrive Angelo Panebianco, l'anomalia italiana in Europa, la riflessione è in vista delle prossime elezioni europee. Andiamo a centropagina adesso. La denuncia, parla la madre di un piccolo guarito dalla leucemia, il nostro bimbo senza scuola perché gli altri non si vaccinano, e questo è uno dei temi principali che spinge e deve spingere tutti a far vaccinare i propri bambini. E poi l'ex governatore della Lombardia Formigoni in cella chiede i domiciliari, il PG pronto al no. Questo caso sta suscitando tante polemiche anche rispetto alla legge spazzacorrotti. Ma andiamo avanti sulla Repubblica. Il titolo di apertura, conti pubblici Italia graziata ma rischio di voto anticipato. Fitch conferma il rating ma scrive il debito crescerà e il governo studia anche il rincaro dell'IVA, quello di una manovra aggiuntiva, un'ipotesi sempre più vicina. Il commento di Massimo Giannini, la tregua che annuncia la tempesta. E poi ancora l'intervista a Martina, il PD alle europee nel listone con Calenda oppure il partito sparisce, questa è l'opinione del segretario uscente. E poi andiamo a centropagina con il Venezuela, la musica di Branson sfida Maduro che per tutta risposta ha deciso di chiudere anche il confine con la Colombia per non far entrare gli aiuti che sono pronti, 600 tonnellate tra medicinali e alimenti che dovrebbero sostenere la popolazione ormai stremata, insomma Venezuela da tempo alle soglie della guerra civile. Andiamo sulla Stampa, anche qui in primo piano il rating. Fitch, Italia in bilico, Conte cadrà per l'agenzia, decisive le tensioni fra Lega e 5 Stelle, Palazzo Chigi replica, la ripresa arriverà a metà anno.
Draghi, per essere sovrani serve un'unione come l'Europa, il grido d'allarme delle imprese, questo è il richiamo del presidente della BCE. Dietro il rating, la lunga ombra del debito, è l'articolo firmato da Marco Zatterin sulla Stampa, e poi a centropagina anche qui il Venezuela con il concerto in Colombia, Venezuela canzoni aiuti contro Maduro, i militari sparano. Andiamo avanti con i nostri giornali, passiamo al Sole 24 Ore, adesso andiamo a vedere anche le notizie sul principale quotidiano economico e finanziario italiano. Sblocca lavori, alta al codice, appalti, raffica di commissari, rilancio dell'economia. Andiamo ad approfondire la prossima settimana, decreto legge per investire 150 miliardi di risorse, ricorso a commissari in tutti i casi di ostacoli all'iter dell'opera, Maccaferri di Assonime, investimenti più celeri per evitare la recessione. Adesso andiamo a Monte Carlo, campione, taglia le tasse e guarda Monte Carlo, casinò in crisi, quindi vengono messi diciamo in parallelo questi due casinò, quelli di Campione e quello di Monte Carlo. Poi ancora la TAV prende quota l'ipotesi referendum per risolvere lo scontro interno alla maggioranza fra Lega e 5 Stelle. Ancora il rating, Fitch conferma quello dell'Italia, ma pesa l'incertezza politica. Lasciamo il Sole, andiamo sul Fatto Quotidiano, apertura di tenore diverso, lo chiamavano impunità, l'ultimo delirio, Renzi contro i PM, il fatto orgoglioso dei genitori agli arresti, due dei tre aspiranti segretari PD, Martina e Giachetti, lo applaudono. Questa è l'apertura scelta dal Fatto Quotidiano, poi andiamo a centropagina. Reddito, la norma anti-stranieri l'ha fatta il leghista del caso Lodi e il senatore Luigi Augussori, presidente del Consiglio Comunale, che ha presentato questo emendamento. Andiamo avanti su Avvenire adesso. Il titolo di apertura, in trincea sui conti ma niente bocciatura, l'agenzia di rating Fitch conferma il giudizio sui titoli italiani di BBB con outlook negativo. Tria dice rivedere le regole europee e torna la proposta dell'Unione, fondi solo agli stati in regola, Draghi avverte la sovranità, si esercita cooperando ma non con un'uscita dall'Unione. E poi a centropagina la seconda giornata di lavori in Vaticano, il Papa, la Chiesa e donna, tolleranza zero sugli abusi, sanzionati i vescovi negligenti. E poi ancora suona più forte l'allarme razzismo, il caso si scusa, il maestro di Foligno ferito un bimbo rom, questi episodi di intolleranza nel nostro paese. Andiamo sul Manifesto, il titolo tradizionale sulla fotografia di spalle, Matteo Salvini l'impastore, il titolo, 10 giorni fa il leader della Lega aveva promesso ai pastori sardi una soluzione in 48 ore, ma la vertenza latte è bloccata, gli allevatori rilanciano la protesta e ora Salvini teme vendette nelle urne di domani. Sul TAV ascolta le sirene del nord e in 24 ore si rimangia la tregua con i 5 Stelle. Nel taglio alto, contro mio figlio è stato razzismo, Foligno parla il padre del bambino umiliato dal maestro in classe. Andiamo avanti sul Messaggero, anche qui si torna a parlare del rating, Fitch grazie all'Italia ma vede rischi, l'agenzia conferma il rating ed attacca, c'è instabilità politica, prevediamo elezioni entro l'anno, Palazzo Chigi risponde siamo solidi, Parigi e Berlino conti in ordine o niente fondi dell'Unione Europea, richiamo di Draghi. E poi l'impossibile tregua spacca Italia, il pericolo non è ancora superato, scrive Gianfranco Viesti. Restiamo ancora al Messaggero, andiamo a centropagina. Autonomia, non permetterò divari nord-sud sulla sanità, l'intervista al ministro Grillo via il tetto alle assunzioni. Poi ancora la politica, il voto alle regionali, Sardegna, Di Maio insegue la Lega e teme l'avanzata del centrosinistra. Nella fotonotizia il Venezuela, doppio concerto per i due presidenti, Venezuela guerra per gli aiuti, l'esercito uccide due indigeni. Andiamo avanti,
Sul quotidiano Il Tempo, ancora giornali romani, esplode la spesa di Palazzo Chigi e l'apertura nel 2019, dotazione record di 2,1 miliardi, ci sono più fondi per Fontana e Spadafora, ma anche mani bucate, 1 milione in più per gli staff e 110 milioni, più 37% per litigare. Proseguiamo con Libero, tante promesse, zero fatti, ecco i bidoni di Conte. L'autonomia doveva partire a metà febbraio e viene rinviata, il verdetto sulla TAV slitta all'infinito, gli imprenditori soffrono, il decreto dignità, esclusa la manovra bis, ma i conti peggiorano. Questo dunque l'attacco di Libero al Presidente del Consiglio. A centropagina, queste sono le delicatezze della sinistra antifascista, qui vedete spara Salvini e mira bene con la sigla degli anarchici, e poi Formigoni chiede i domiciliari, vuoi vedere che gli dicono di no? Questa l'opinione di Libero, staremo a vedere che cosa accadrà. Andiamo sulla Verità. Poi la legge voluta dal PD aiuta i ladri, boom di furti con la fattura elettronica. Molti istituti di credito segnalano casi di frode, ignoti riescono ad accedere al sistema delle aziende e a modificare le coordinate bancarie del documento dirottando i pagamenti su un altro conto corrente. Forse la falla riguarda anche l'Agenzia delle Entrate. Nel taglio alto, la Procura di Genova ora si prepara a riaprire l'inchiesta su Babbo Renzi. Per la CilPost, azienda in cui assunse il figlio, il papà dell'ex premier, è stato archiviato. Il PM, se le indagini toscane portano nuovi elementi, è doveroso riconsiderare tutto. Poi ancora, Tria attacca l'Europa, ma in Italia cresce il partito Forza Tasse. Proseguiamo sul Secolo e qui arriviamo alla nostra regione, processo al dolore, via alla sbarra, va alla sbarra il padre di un ragazzo ucciso a Rigopiano, si tratta di Feniello, per un mazzo di fiori, l'accusa è appunto di aver violato i sigilli per, secondo il racconto del padre, per portare dei fiori sul luogo della morte del figlio. Proseguiamo in primo piano, Meloni e il convegno Acre, salviamo l'Europa dall'Unione Europea, la TAV ora aumenta il caos, imprenditori protestano, ancora manifesti su Soros, Juncker, Orban sempre più a destra. Questo è insomma il Secolo d'Italia. Andiamo sul Mattino, il titolo di apertura, Sud stanziati 60 miliardi ma non ci sono i progetti, fondi di coesione spesi 170 milioni, finanziamenti dell'Unione Europea, diktat Merkel-Macron, Fitch conferma il rating ma vede nero, tensioni tra Lega e 5 Stelle porterebbero ad un rischio di elezioni anticipate. Andiamo poi a centropagina, il mistero dell'omicidio scoperto 3 giorni dopo, cancellate tutte le prove, a Napoli donna di 67 anni massacrata a colpi di forbici, ma il medico legale disse è stata morte naturale. Poi smog alle stelle, il flop dei divieti, non resta che sperare nel vento, la cappa su Napoli, febbraio al veleno, auto fuori legge libere di circolare, dunque problemi anche al sud per l'inquinamento anche a Napoli. Andiamo adesso sui quotidiani sportivi nazionali, partiamo dalla Gazzetta dello Sport, la vedete nel riquadro, il titolo di apertura è dedicato al Milan che ieri sera ha giocato a San Siro, Milan venerdì grasso davanti a quasi 50.000 spettatori, apre il solito pistolero Piontek, chiudono Kessié e Castiglieco, 3 gol pure all'Empoli, meno 1 dall'Inter che è al terzo posto. Andiamo nel taglio alto, il segno di Zhang, l'Inter compra non solo Rakitic, piace anche l'eurorivale Jovic, il presidente promette acquisti, si valutano Dzeko e l'attaccante dell'Eintracht. In Europa League ancora, Napoli sfida col Salisburgo, Chelsea stop al mercato, tesserati minori con irregolarità, la FIFA blocca i Blues per 2 sessioni e Higuain è a rischio. Poi i piani verso il ritorno con l'Atletico, patto Allegri-Juve per la remontada, CR7 domani riposa, si chiede la Gazzetta, e poi il presidente della Lazio ai ripari, l'ultima di Lotito, chiama l'esorcista anti-infortuni.
Andiamo adesso nel taglio basso perché ci sono anche i motori. L'intervista al campione della Mercedes, Hamilton, nella rossa è più forte, ci sarà gusto a batterla. I record di Schumi, se corressi altri 5 anni, forse, dice Hamilton, potrei batterlo. Vale, è una fonte di ispirazione, vorrei provare la MotoGP. Molto spesso i campioni di MotoGP oppure di Formula 1 invertono i ruoli. Andiamo sul Corriere dello Sport. In apertura abbiamo la foto di Icardi, Mourinho, ecco i soldi, l'Inter prepara l'offerta per l'argentino, fuori anche a Firenze, 4 anni con stipendio di 6 milioni e mezzo più bonus, il ruolo di Wanda. Intanto in Europa League il sorteggio è scivoloso, l'Inter ha pescato l'Eintracht di Francoforte. Nel taglio alto il segna sempre lui, in dialetto milanese, Piontek irresistibile, settimo gol con il Milan, 18° in Serie A, e lui a sbloccare l'anticipo con l'Empoli che poi crolla sotto i colpi di Kessié e Cassieco, finisce 3-0 nerazzurri a un punto dal Milan. E poi Premier Conte nella nuova sede, Roma 6 forte. Andiamo a vedere ancora il quotidiano Tutto Sport, vi dico tutto su Juve e Ferrari, è il titolo che apre il giornale, le interviste di Vocalelli a Montezemolo esclusivo, Allegri sarebbe piaciuto all'avvocato, mi aspetto alla rimonta con l'Atletico, Andrea mi ha sorpreso con CR7. E poi la Ferrari, il rosso è sacro, speriamo che il nuovo colore porti almeno al successo, Schumi non molla, chiaramente il grande campione tedesco è sempre nei pensieri dei tifosi ferraristi, a maggior ragione di Montezemolo. Nel taglio alto Cairo, Toro fa il Toro, Gasp è uno spareggio, al grande Torino c'è l'Atalanta alle 15, scontro diretto per l'Europa. Poi il Chelsea, mercato, stop, Juve, intrigo, Higuain, e ancora implacabile Piontek, Champions Milan, gol anche che sì, e Castiglieco, l'Empoli va KO a San Siro. E così ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore, poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Ritorniamo alle notizie dalla nostra regione con le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. In primo piano sul Centro l'ordine del ministro 5 Stelle, liste d'attesa, urgenze, massimo in 72 ore. Giulia Grillo presenta il nuovo piano della sanità rilanciato in Abruzzo da Sara Marcozzi, a rischio i manager ASL che falliscono. E poi a proposito di manager, il DG in scadenza all'ASL di Chieti, Flacco passa le consegne ma è solo per una settimana. E poi ancora la situazione in Abruzzo, in pensione con quota 100, oltre 2.000 le domande nel settore sanità. Scendiamo e la regione propone la legge salva saldi, no a vendite promozionali 30 giorni prima, ora la norma deve essere approvata dal nuovo consiglio. La nuova giunta regionale, dietro lo stop a Forza Italia c'è un patto segreto, un piano segreto di Salvini, scusate, passa anche per l'Abruzzo la scalata del leader della Lega al governo senza i 5 Stelle, Marsilio vola in Sardegna per le elezioni, oggi la sua proclamazione, lunedì quella dei consiglieri. Alla D'Annunzio, Tajani da forfè al convegno sul digitale, salta l'occasione per chiedere al Presidente del Parlamento europeo il ruolo di Forza Italia nella giunta. La pagina Abruzzo con le inchieste dei giudici contabili, dirigente del fisco nei guai per 21 milioni, Corte dei Conti all'inaugurazione dell'anno giudiziario spuntano rivelazioni su una maxi indagine per danni erariali. Il presidente della Corte, Miele, sottolinea che tra i casi più numerosi ci sono i furbetti del terremoto che hanno percepito somme d'oro illegittime. L'economia con i nuovi fondi per le imprese in crisi, la Fiera presenta il piano di aiuti alle piccole e medie imprese, 13 milioni per 230 progetti, e poi nuovi collegamenti aerei da Pescara a Praga in 100 minuti, si parte da aprile e l'Abruzzo sbarca la fiera della capitale ceca. Andiamo sulla pagina Abruzzo del Messaggero.
Ripartiamo dai nuovi assetti della Giunta. Le elezioni sarde bloccano il risico della Giunta. Il governatore Marsilio nell'isola con i big del centrodestra si attendono le direttive di Salvini sulle quote degli assessori. Anche il deputato Antonio Martino come Pagano rivendica due posizioni in Giunta per Forza Italia. E poi ancora vigilanza della commissione che fa gola a contendersela, centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Qui vedete invece la foto dell'ex presidente della commissione regionale di vigilanza, Mauro Febbo. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo sulla città, eccola qui, terrorismo nullo. Il giudizio immediato, nuovo processo per i neofascisti di Avanguardia Ordinovista arrestati con l'operazione Aquila Nera. Gli obiettivi del gruppo, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero stati Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi, Stefania Pezzopane, Nicola Trifoggi e Pier Ferdinando Casini. Poi di spalla la protezione civile, Angelo Borrelli, serve una legge unica sulla ricostruzione. E nel taglio basso la politica, con due assessori a Forza Italia si rispetta il voto degli abruzzesi. L'onorevole Azzurro Martino sposa la linea del partito, assieme all'UDC abbiamo il 12% delle preferenze con questo patto federativo a livello nazionale con l'UDC e Forza Italia. Torniamo sul centro, apriamo la pagina di Pescara, ripartiamo dalla cronaca, il titolare dello stabilimento Apollo, rubati gli oggetti del balneatore ucciso, torna il dramma in casa Pagliari, i ladri forzano la porta blindata e scardinano la cassaforte, i figli dicono c'erano tutti i ricordi del papà, papà che come ricorda il giornale fu ferrato da un ex camionista nel 2008 mentre giocava a carte a Villa De Riseis. Pagina successiva verso le comunali a Pescara, il centrosinistra per il sindaco, il PD rinuncia alle primarie, riunita la direzione del partito con D'Alfonso, Alessandrini pronto a lasciare un gruppo di lavoro, scusate, dovrebbe scegliere il nuovo candidato, il segretario cittadino di Pietrantonio, ma la maggioranza si è dissipata, ora si deve ricostruire. L'ex deputato vuole correre da solo, niente partiti, ma Costantini avverte il PD, non sarò il vostro candidato. Costantini che si lancia nelle prossime amministrative con l'obiettivo della Grande Pescara, di cui del cui referendum fu promotore. Poi lista Giachetti, c'è anche Presutti, l'assessore tra i candidati a Pescara, oggi volantinaggio sul corso per la segreteria nazionale, Di Marco invece si schiera con Martina. Andiamo avanti, la risposta alle polemiche, i ritardi nei cantieri, il comune non ha colpe, il vice sindaco Blasioli spiega i problemi incontrati in via Terno e via Pepe, per via Catania è stata accolta la richiesta di variante dei cittadini, al via ci sono altri lavori, Blasioli che si appresta ad approdare in consiglio regionale. E poi ancora la riunione in commissione, lungomare sud, i balneatori chiedono di rinviare le opere. Nel taglio basso, Reiter, il Consiglio detta le regole per spazi e orari. Pagina successiva, i commercianti esasperati, il mercato di Via dei Bastioni è avvolto dall'incubo furti, tre colpi solo negli ultimi 5 giorni, rubata merce per 1.500 euro, ma le telecamere potrebbero dare un volto ai ladri. Pagina successiva, sfrattati la via Italica da 4 mesi, l'alberghiero, i genitori sono in rivolta, ridateci la sede. Le famiglie di 366 studenti ospiti da 4 mesi alla Di Marzio scrivono alla provincia subito i lavori di riqualificazione dello storico edificio. Zaffiri risponde, stiamo aspettando i fondi. Andiamo a San Giovanni Teatino ora con Fratelli d'Italia che va via dalla maggioranza e passa all'opposizione, dunque non più a supporto del sindaco Marinucci. Nella pagina di Montesilvano, di servizi e disagi, le bollette non arrivano, i cittadini sono in fila per ore davanti alla sede dell'ACA in centinaia, anche da Città Sant'Angelo e Colle Corvino, veniamo noi perché non riceviamo più niente e gli importi da pagare lievitano. Ci spostiamo a Città Sant'Angelo, il PD dribbla da Dona e punta su Melchiorre, Città Sant'Angelo verso il voto, centrosinistra a caccia di un candidato sindaco, pronto il segretario cittadino, l'ex comandante dei Carabinieri verso una civica.
A Francavilla, la nuova attività commerciale che fa discutere, il Consiglio approva il progetto per il supermercato Eurospin, via libera all'intervento nella zona di Pretaro, ma è ancora da decidere la nascita di un parcheggio. Luciani vota a favore dell'opera e i residenti del quartiere abbandonano l'aula in segno di protesta. Andiamo avanti, oggi l'ultimo saluto a Emilio, l'autopsia non dà risposte, a San Valentino servono altri accertamenti per capire perché è morto il 28enne. Alle 15 corteo e funerale, il sindaco proclama il lutto cittadino vicino ai genitori di Emilio Astrologo. Andiamo adesso nelle pagine di Pescara del Messaggero, eccole qui, sprint Legnini Salce per il dopo Angelucci, la Camera di Commercio verso una soluzione di continuità per la Presidenza dopo le dimissioni in corsa, i due vicari ufficialmente i vertici escludono candidature già ufficializzate e rivendicano autonomia rispetto agli appetiti della politica. La successione dopo appena un anno dalla fusione con Chieti non ostacola i progetti in cantiere, fanno sapere dall'ente camerale, e noi andiamo proprio a vedere la conferenza stampa di ieri con Paolo Renzetti. Il tempo stringe per la nomina del nuovo presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, oggi c'è questo importante incontro, si getteranno le basi per trovare un accordo. Sì, io innanzitutto voglio ringraziare il presidente Angelucci che responsabilmente ha voluto fare questo passo, il messaggio che vogliamo lanciare oggi è che comunque è stato fatto tanto lavoro e il lavoro prosegue con normalità, anche perché gli organi sono tutti in funzione e quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane continueremo normalmente tutte le attività. Sicuramente ci sarà da decidere all'interno del Consiglio Camerale con i tempi che occorranno, si spera brevi, quantomeno le associazioni di categoria chiedono questo, si tratterà di eleggere anche il nuovo Presidente. Le varie associazioni hanno proposto a loro volta dei nomi che voi vaglierete? Ovviamente io non posso dire nulla su questo, fa parte della normale dialettica che si anima all'interno del Consiglio in questi casi, tra l'altro credo che sia una cosa anche abbastanza appunto normale. Sia sull'elezione di Becci, sia sull'elezione di Angelucci siamo andati avanti con un accordo tra le associazioni che comunque è in piedi e continuerà a essere in piedi. Adesso si tratterà di decidere tutti quanti insieme attraverso quell'accordo un nome che vada bene a tutti. Potrebbe essere anche lei il nuovo presidente? Assolutamente no, lo escludo. Andiamo avanti, Nuova Pescara, cresce il fronte del no, anche l'ex sindaco di Montesilvano Pasquale Cordoma raccoglie firme contro la fusione a tre, per Montesilvano soltanto svantaggi, dovrà intervenire Marsilio, Di Stefano e De Vincenti, si guidano altri fronti. E poi i postini, suona due volte ma viaggia a tre ruote, è ecologica la nuova vita del portalettere in servizio a Pescara, la flotta di mezzi elettrici. Ma andiamo adesso nelle pagine di Chieti del centro e torniamo in Camera di Commercio, andiamo a vedere anche la lettura del centro di quanto sta accadendo all'ente camerale. Parte la sfida per il vertice, Confindustria detta i tempi, prima l'elezione degli imprenditori, solo dopo sarà scelto il successore di Angelucci all'ente camerale Chieti Pescara. Pagliuca dice che non c'è nessuna fretta, Taucci propone una soluzione interna. Ci sono anche le dichiarazioni dell'altro presidente, vicepresidente vicario Salce, basta campanilismi, non fanno bene al territorio. Proseguiamo, picchia moglie, cani e gatti, condannato un marito violento, a Chieti botte e minacce alla donna davanti ai figli, pena di 2 anni e 4 mesi, maltrattati anche gli animali, pezzi di vetro infilati nelle gabbie per ucciderli. E ancora i controlli della questura, cane poliziotto fiuta hashish, giovani fermati con le dosi. A Lanciano vaga in strada con un coltello in mano, un uomo di 45 anni fuori di sé percorre la parallela del corso con la lama in pugno, disarmato dalla polizia. E ancora la maestra guarda i filmati dello shock, a San Salvo dal giudice l'insegnante domiciliari per maltrattamenti agli alunni insiste sulla sua innocenza.
Prima di passare alla pagina di Teramo, andiamo a vedere quella di Chieti sul Messaggero. I lavoratori di Formula Ambiente ottengono 400 euro di acconto e buoni pasto in un verbale siglata l'intesa per lo stipendio di febbraio. Martedì incontro in prefettura, il sindaco di Primio sul web. A cosa serve agitare le società e denigrare il comune? Ieri mattina si è aperto uno spiraglio nella vertenza dopo il confronto con l'azienda e il sit-in davanti al comune. Andiamo avanti, alunni maltrattati, gli episodi contestati a San Salvo nelle circa due ore di interrogatorio dal giudice e l'insegnante ora ai domiciliari ha risposto alle domande rigettando le accuse. Nelle riprese video, gli episodi al vaglio degli inquirenti sono circa 15, tra i quali 3 schiaffi ad altrettanti bambini. E poi l'operazione Evelyn con i beni che sono stati dissequestrati sempre a San Salvo ad Ortona, piano opere pubbliche approvato dalla giunta. Ci spostiamo a Lanciano, anziana investita da una bici e in prognosi riservata. E arriviamo così alle pagine di Teramo sul centro e andiamo al dramma che si è consumato ieri sul lungomare di Tortoreto. Lei lo lascia, lui tenta di ucciderla a coltellate. Barista di 39 anni colpita da 5 fendenti a ventre e torace, grave. Il suo ex 34enne è subito catturato e ora in carcere per tentato omicidio. La donna, che 20 giorni fa aveva chiuso la convivenza per le continue scenate di gelosia, è in rianimazione dopo essere stata operata in testino e polmoni. Lui ha ferite lievi invece. Andiamo a vedere poi gli altri approfondimenti su questa notizia. Ho visto che la picchiave, ho subito gridato aiuto, il racconto della titolare della parafarmacia che è proprio di fronte a dove è accaduto il fatto. Andiamo sul Messaggero per vedere questa notizia, l'ultima lite e poi le coltellate a Giusi. Fabiano Cistola non voleva rassegnarsi alla fine della relazione con Giuseppina Montecchia e le ha atteso un agguato a Tortoreto, ha tagliato la gomma dell'auto della 39enne, poi i fendenti all'addome, al torace e alla schiena. La barista è in fin di vita. Da lui non me lo sarei mai aspettato, poi soccorsi in una pozza di sangue. Questi i racconti. Andiamo a vedere anche sulla città questa notizia prima di andare a vedere il servizio. Lite per gelosia, la coltella per strada e poi finge il suicidio. La compagna è finita in ospedale in gravi condizioni, lui in manette dopo essersi ferito allo sterno. Possiamo andare a vedere insieme il servizio. Sono da poco passate le 9.30 e dopo aver tagliato una gomma alla Toyota Aygo della ex affinché non potesse scappare, Fabiano Cistola, 34 anni, di Corropoli, ha atteso che Giusi Montecchia, 39 anni, barista, uscisse dallo chalet della zia, il bar Irene, distante una cinquantina di metri, e arrivasse nel piazzale della Rotonda Monti sul lungomare Sirena di Tortoreto, dove aveva parcheggiato. Qui si è consumata prima la lite verbale, poi l'aggressione con il coltello, con il quale ha sferrato 3 colpi alla addome, all'emitorace e al fianco destro della donna. Lei, sanguinante, è stata soccorsa poi dalle persone che abitano e lavorano nella zona, richiamati dalle urla. Il 118 l'ha trasportata in fin di vita a Teramo, dove i medici, con un intervento d'urgenza delicatissimo, sono riusciti a salvarle la vita. Al nostro microfono il racconto di 2 testimoni, tra cui la dottoressa Calabrese, titolare della parafarmacia davanti al luogo dell'aggressione. Beh, è successo che gli ha dato 2 o 3 urtolate e se ne aiuta. Poi chi l'ha soccorsa la ragazza? Mio figlio, ha chiamato i carabinieri. Io mi sono accorta di questi ragazzi che litigavano, per cui ho visto che la cosa stava peggiorando e ho cominciato a urlare a questo ragazzo di lasciarla stare, di allontanarsi. Poi quando ho visto che invece lui continuava e ho visto anche lei che è riuscita a fuggire, sono entrata dentro, perché dopo 2 minuti ho visto che era accasciata a terra, per cui ho chiamato subito il 118 e grazie alle mie grida sono arrivati un po' tutti e siamo riusciti a soccorrerla mentre lui è fuggito con la macchina. E dalla sua farmacia ha preso quello che poteva per dare una mano? Sì, ho chiamato il 118 e mi ha detto di tamponare bene, perché lei perdeva tanto sangue, quindi abbiamo tamponato con dello Scottex e delle garze in attesa dell'ambulanza che è arrivata abbastanza velocemente.
Lei l'ex convivente della ragazza l'ha visto, è fuggito? Sì, io l'ho visto ma non lo conosco. Io lei la conosco di vista perché non l'ho riconosciuta dopo, me l'hanno detto gli altri. Dopo la fuga a bordo della sua BMW serie 1, Cistola è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi del Lido Sayonara a nord di Tortoreto, ai confini con Alba Adriatica. Accanto a sé aveva il coltello da cucina usato per l'aggressione, lungo 35 cm con lama da 22, con il quale aveva cercato maldestramente di togliersi la vita tagliandosi la gola. I militari lo hanno accompagnato prima all'ospedale di Giulianova per la medicazione, poi lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violenza privata e portato nel carcere di Teramo a disposizione del magistrato. Quella di questa mattina a Tortoreto è l'ennesima violenza nei confronti di una donna, l'ennesima violenza da parte di uomini che non si arrendono alla fine della loro storia d'amore. E completiamo allora le notizie dal Teramano. Ondata di pratiche per il reddito, l'allarme al centro per l'impiego e l'apertura di pagina sul Messaggero, i problemi delle CPI in vista della nuova legge sul sostegno ai disoccupati, ma anche una sede stabile per poter sopportare, diciamo, il carico della gestione del reddito di cittadinanza. Picchiava l'anziana, badante in manette, la notizia di spalla. Poi andiamo a vedere sul centro, completiamo anche qui diciamo le notizie dal Teramano. Offrono soldi ai carabinieri e vengono denunciate. Silvi, due romene accusate di istigazione alla corruzione, volevano dare 200 euro ai militari per evitare una multa da 500. Poi ancora fiamme accanto ai binari, rallentati i treni a Silvi, a fuoco un canneto. Andiamo a vedere invece la città. Badante violenta incastrata dalle telecamere, i carabinieri riprendono i maltrattamenti e i danni di una teramana di 92 anni. Ieri è scattato l'arresto, la 58enne originaria del Marocco è finita in manette perché a sua insaputa ripresa dai carabinieri. Nel taglio basso, il comitato degli sfollati preoccupato dal cambio al vertice dell'Ater. Leo Iachini scrive al presidente eletto Marsilio chiedendo stabilità per evitare altre lungaggini nella ricostruzione. Possiamo andare a vedere anche questo servizio. Egregio Presidente Marsilio, è iniziato il 2019 e la speranza che ci ha accompagnato fino ad oggi comincia a trasformarsi pian piano in desolazione, abbandono e rassegnazione. Le centinaia di famiglie fuori casa, ormai da 26 mesi, nutrono questo tipo di sentimento e non esiste alcun segnale che possa far riaccendere la luce nei loro occhi. Inizia così la lettera aperta al nuovo governatore della regione Abruzzo da parte degli inquilini delle case popolari di Collatterrato a Teramo, sfollati da quasi 3 anni. La richiesta è quella di non applicare lo spoil system ai vertici dell'Ater per non perdere altro tempo nell'avvio della ricostruzione. Si è insediato questo nuovo commissario, praticamente che, con il quale siamo riusciti a intrattenere dei rapporti di formale correttezza, cioè massima trasparenza e massima collaborazione, e ci siamo resi conto praticamente che la ricostruzione ovviamente è indipendente dalle semplici responsabilità di un commissario Ater, ma vanno ben al di sopra. E quindi praticamente questa polemica incredibile che c'è stata, come se noi stessimo ad esempio a difendere questa poltrona o quest'altra poltrona, ovviamente a noi non ci interessa. Ma voi cosa temete? Noi temiamo che, come quello che succede ogni volta, ad esempio quando Errani diede le dimissioni a livello di commissario nazionale, arriva un altro commissario, oppure quando lo stesso commissario di Teramo è arrivato, è chiaro che si perde quantomeno altri mesi di tempo, perché anche se arriva un altro commissario disponibile come il dottor Salini, perché non è che ne arriverebbe un altro peggio, non è che stiamo dicendo questo, però al massimo arriverà un'altra persona altrettanto disponibile. Quindi voi chiedete continuità. Diciamo praticamente che si andrebbe semplicemente a perdere tempo, perché un nuovo commissario dovrebbe prima prendere visione di tutte le procedure, di come stanno le cose, di come non stanno, rendersi conto di quello che succede all'Ater, eccetera, eccetera. Avremmo perso altri 6 mesi. La lettera degli sfollati Ater di Teramo al governatore Marsilio si conclude con un appello accorato. Sinceramente siamo stanchi di soffrire.
Ancora sulla città, torniamo a Tortoreto per un'altra notizia. A tavola al Ministero per la vertenza Celta, la richiesta unanime emersa dall'incontro in municipio fra lavoratori, sindacati e amministratori di Ignazio. In gioco non c'è solo il lavoro del territorio ma l'intero sistema paese, visto che parliamo di telecomunicazioni e futuro. Ma andiamo invece a vedere le notizie dall'Aquilano. Centrodestra nella bufera, il caso fuoco amico su Biondi, giunta subito d'eramo della Lega incalza il sindaco. Ecco, De Matteis si chiede l'azzeramento dell'esecutivo e il rilancio dell'attività amministrativa. Proseguiamo con le altre notizie dalle pagine dell'Aquila del Centro. Il festival da 700.000 euro passa dal TSA alla Sinfonica, e poi nel taglio basso minacce di morte al grande accusatore Capistrello, lettera minatoria al geometra del comune. Ancora, prete denuncia io abusato da bambino, il caso rivelazione dopo il summit sulla pedofilia in Vaticano, annuncio shock del parroco di Tempera, Don Gatto, non fui vittima di un sacerdote ma di un laico maestro di musica. Poi a Pineto, auto si ribalta alla rotatoria, giovane finisce, giovane si ribalta alla rotatoria, giovane finisce in ospedale. Poi andiamo sul Messaggero, le pagine dell'Aquila sempre, torniamo alla politica, alleati in pressing su Biondi, serve subito la nuova giunta, d'eramo della Lega e De Matteis di Fratelli d'Italia, il confronto non è più rinviabile, maggioranza in grande fibrillazione in vista delle scelte del primo cittadino. Il Carroccio punterà su Daniele Ferrella e Taranta insieme per l'Aquila, vuole schierare Vito Colonna. Poi di spalla l'urbanistica, Berdini, la ricostruzione è un buco nero, questo è il dibattito in città. Nel taglio basso, birrificio in AS, sospendono la lavorazione con una operazione dei carabinieri del NAS Abruzzo. Videosorveglianza, pronto il piano, il Comune ha predisposto la delibera che andrà in giunta per definire l'utilizzo dei 4 milioni stanziati dall'USRA. Proseguiamo con la El Foundry, l'appello ad Avezzano del sindaco De Angelis, la Fiamme CGL denuncia il fatto che l'azienda ormai ha gli sgoccioli ma nessuno ne parla, situazione assai grave, ma il management che fa, chiede ora a voce alta il sindacato preoccupato per la sorte dei 1500 dipendenti, appunto interpellato il sindaco dell'Aquila. Andiamo a Sulmona, la Casini, entro 48 ore una nuova maggioranza oppure voto a maggio, questo è l'ultimatum del primo cittadino. Ma adesso passiamo allo sport e andiamo sul quotidiano Il Centro, perché contro il Pescara oggi gioca il Padova e dunque andiamo a vedere insieme la doppia pagina che Il Centro dedica alla sfida di questo pomeriggio. Pillon avverte il Pescara e l'esame più difficile, il tecnico, i veneti hanno grande esperienza, dobbiamo essere intelligenti, serve la vittoria per conservare il quarto posto. Prevendita non esaltante, all'Adriatico sono attesi meno di 7.000 spettatori, nessun pienone allo stadio nonostante l'appello dei tifosi. Bisoli, tecnico del Padova, rilancia Baraje in coppia con Bonazzoli in attacco. Nell'altra partita decide Pazzini, Verona-Salernitana 1-0 per quanto riguarda sempre la Serie B. Noi prima di andare ad ascoltare Pillon andiamo a vedere anche l'apertura del Messaggero nell'Abruzzo Sport. Pillon non si fida, stop alle beffe. All'Adriatico oggi arriva il Padova, all'andata rimontò due gol nel finale, Marras dietro a Mancuso e Monachello, Crecco confermato, dubbio Campagnaro. E poi ancora l'aneddoto, la lite e poi quel 6-0 che fece piangere Zeman, sempre per quanto riguarda i corsi e ricorsi storici contro il Padova. Ma noi andiamo ad ascoltare Pillon. Dipende molto anche se ci sarà Campagnaro o meno, ecco, questo è un po' il discorso. Devo vedere questa situazione qua e lo sapremo solo domani mattina quando proveremo il giocatore, insomma, ecco. Vabbè, abbiamo provato in settimana Pinto, Perotta, abbiamo provato in quella situazione lì non scordandoci che Cioffoli ha fatto anche quasi 25 partite a Frosinone da terzino sinistro, insomma, credo che faranno una partita dove ci chiuderanno tutti gli spazi, dove non ci concederanno
le possibilità di ripartenza, perché è una squadra molto attenta nella fase difensiva. E non scordiamoci che ha cambiato quasi 9 undicesimi della squadra. A gennaio ha fatto una rivoluzione, ha preso dei giocatori secondo me molto importanti, soprattutto con grande fisicità dietro, ed esperti della categoria, tutta gente di esperienza, perché su Pessia Longhi, Andelkovic, Cherubin, tutta gente che ha fatto fior di campionati, gente molto esperta, Calvano, Puzzetti, tutta gente di grande esperienza che sa come comportarsi in questi momenti di difficoltà che è adesso il Padova, che sanno gestire questi momenti. L'allenatore esperto, che conosce bene la categoria, perciò credo che sarà una delle partite più difficili da affrontare. Noi dovremmo essere molto attenti, non avere frenesie, con calma, giocare con pazienza e aspettare il momento giusto. Io dico che invece siamo molto vicini alla salvezza, mancano pochissimi punti. E credo che dobbiamo essere molto concentrati sul prossimo obiettivo, che sono i play-off. Io vado per gradi, nel senso che una volta raggiunto un obiettivo penso all'altro. Beh, io dico quello che penso, cioè, io dico che ragiono in questo modo qua. Io sono d'accordo su quello che dico io, nel senso che io dico che il mio obiettivo prossimo è raggiungere i playoff. Una volta che avrò raggiunto quello, poi vedremo come sarà messa. Io non voglio far calcoli. Io credo che l'entusiasmo del pubblico, della gente, sia molto importante per far rendere molto di più anche i calciatori. Quando scende in campo, che c'è l'aiuto del pubblico, è il nostro 12° uomo in campo. Perciò è chiaro che noi contiamo sull'apporto della nostra gente, sull'apporto del nostro pubblico. Adesso la Serie C con il Teramo, andiamo sulla città. Teramo a Ravenna, Maurizi dice serve fiducia, biancorossi senza Armeno ma con Celli sulla sinistra, in mezzo va Giorgi al posto di Mattia Proietti, padroni del proprio destino, è molto importante quello che ci vogliono fare, quello che vogliamo fare noi prima che gli avversari, ci vuole fiducia e consapevolezza, abbiamo l'esigenza di fare una buona gara ma anche di portare a casa punti, dice Maurizi. L'avversario, un modulo speculare, è l'ex Foschi sulla panchina. Ecco il Ravenna, romagnoli pericolosi, specie nel reparto avanzato, dove possono contare sulla coppia formata da Nocciolini e Galuppini. Andiamo sul centro adesso per vedere sempre la Serie C e il Teramo. Oggi a Ravenna, l'ordine di Maurizi: Teramo ora spingi sull'acceleratore, biancorossi senza vittorie fuori casa da 4 mesi, il tecnico, possiamo fare il risultato. Spinozzi scalpita sul Messaggero, anche qui il titolo sul Teramo, il diavolo a Ravenna con la fame di punti. Mister Maurizi chiama Giorgi, sa benissimo cosa tutti noi ci stiamo giocando. Zecca partirà dalla panchina per lasciare spazio al tandem Sparacello Infantino. E allora andiamo ad ascoltare anche Maurizi. Noi abbiamo l'esigenza di fare una buona gara e questa buona gara deve collimare, deve essere di pari passo con dei punti. Quindi la partita di domani deve essere vista in quest'ottica. E abbiamo l'esigenza anche di non avere più, di avere continuità, e quindi il fatto sia di punti e sia di gioco. Abbiamo fatto quest'anno delle ottime prestazioni, ma oltre a questo dobbiamo metterci dei punti, perché le partite da qui alla fine sono sempre meno, e quindi abbiamo visto che è un campionato equilibrato, è un campionato dove si può vincere e perdere con tutti, e questo ormai è sotto gli occhi di tutti, e noi abbiamo questa necessità. Ognuno di noi è padrone del proprio destino, della propria volontà, quindi non credo molto a quello che a quello che è un atteggiamento degli altri. Io credo che sia molto importante quello che noi vogliamo fare, quindi per questo cerchiamo di lavorare sulla consapevolezza e su quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare dipende da noi, e poi c'è anche l'avversario, ci mancherebbe altro, e sarebbe utopistico non pensarlo, ma noi, se vogliamo fare risultato, credo che la volontà umana possa
la forza di volontà possa permettere a qualsiasi squadra di esprimersi al meglio. Noi in particolar modo abbiamo delle potenzialità e delle individualità importanti, anche un'organizzazione di gioco importante per poter, con una forza di volontà appropriata, possiamo fare risultato davvero dappertutto. Giorgi giocherà lì, giocherà Giorgi. Gigi sta dimostrando un grande spirito di attaccamento alla squadra e sì, credo che sia molto bene e quindi sappia benissimo, essendo un giocatore molto esperto, sappia benissimo che quello che ci stiamo giocando tutti, e quindi credo che sono molto fiducioso che da qua alla fine ci possa dare una grande mano. No, almeno non parte, si può dire, tanto. Almeno non parte, no, ha avuto un'infiammazione. Spaciello ha fatto un'ottima gara, ma non per questo poi i giocatori debbono giocare perché hanno fatto la partita, perché magari gioca male domani e poi non gioca. E dipende molto dall'atteggiamento anche dell'avversario, di quello che pensiamo che possa essere atteggiamento, se ci danno tolgono profondità, se sono più aggressivi, se ci devono tenere più palla, quindi sono frutto di tantissime considerazioni tecniche. Con la fiducia è l'aspetto più importante di questo sport. Se ognuno di noi ha fiducia dell'altro, incondizionatamente, credo che possiamo superare qualsiasi tipo di problematica. Il tempo a nostra disposizione è finito, la nostra rassegna stampa dunque termina qui, l'appuntamento con Mattino 6 è per lunedì alle ore 8, la nostra informazione oggi torna come sempre con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23, vi ricordo anche l'appuntamento subito dopo il TG delle 14 con Diretta Stadio per seguire insieme ad Andrea Costantini e a Paolo Renzetti dallo stadio Adriatico la partita fra Pescara e Padova. Grazie, buona giornata e buon weekend.